Qualche giorno fa stavo parlando con il direttore commerciale di una banca che mi condivideva questo pensiero. Mi diceva, dopo questo lockdown, questa situazione causata dal virus, praticamente è difficilissimo poter pensare di riprendere lo sviluppo commerciale della nostra banca, perché i clienti o hanno perso il lavoro oppure si trovano comunque in uno stato di paura rispetto all'incertezza del futuro. Se questo direttore commerciale avesse conosciuto l'IBP e in particolare la teoria polivagale, si sarebbe immediatamente reso conto di essere finito nella reazione che noi chiamiamo dorsovagale, che puoi vedere in questo schema. Senza entrare nel dettaglio perché richiederebbe del tempo, la reazione dorsovagale è una reazione difensiva che abbiamo tra l'altro in comune anche con i rettili, che consiste sostanzialmente nello spegnersi, nel fingersi morti. Si tratta chiaramente di una reazione difensiva estrema di fronte ad un pericolo fisico. Ora, cosa succede a noi esseri umani dotati di razionalità? Anche noi abbiamo questo tipo di reazione. Oppure quando siamo in ufficio, chiaramente magari non ci addormentiamo, cioè l'addormentarsi, lo spegnersi è una reazione che consideriamo patologica, però più normalmente, tante volte nel corso della nostra vita, ci sarà capitato di entrare in uno stato di abbassamento del nostro livello di energia, della nostra capacità di reagire agli stimoli. Questa è una reazione dorsovagale. Quando siamo in uno stato ventrovagale, quindi la zona che vedete nel grafico verde, il nostro pensiero è diverso da questo. Il nostro pensiero ci dice, ci saranno 100 clienti, tra cui una parte avrà perso il lavoro, una parte sarà in ansia per il futuro e una parte invece continuerà a pensare di voler migliorare le proprie condizioni, quindi gradirà una consulenza, dal proprio consulente bancario. E anche chi non si trova in una situazione ideale, magari una parte di quei clienti, perché no, potrebbe gradire un supporto proprio perché si trova in difficoltà. Questo è quello che penserebbe la stessa persona se fosse nel pieno delle proprie facoltà. Probabilmente, non per colpa sua, ma per colpa degli stimoli stressanti che ha ricevuto giorno dopo giorno, il suo corpo, il suo sistema nervoso autonomo, è andato in reazione dorsovagale e questo però ha trascinato anche la sua capacità mentale di ragionare e di prendere de delle decisioni efficaci. Faccio questo esempio per far capire che a volte quando parliamo di questi argomenti sembra che debbano essere relegati ad un libro di neurofisiologia. In realtà questo è il direttore commerciale di una banca, cioè non è un consulente che lavora in una filiale, non è il direttore di una filiale che magari se si blocca nella sua capacità creativa, strategica, compromette i risultati di una filiale. Questo è il direttore commerciale di un'intera banca. Proviamo a pensare qual è la ricaduta, poi in termini effettivi, sullo sviluppo commerciale, se lui che è al vertice è il primo a pensare che c'è poco da fare in questo periodo. Riconoscere di essere in un sistema difensivo non è che da solo ti aiuta a uscirne, però è un passaggio fondamentale, nel senso che il buon funzionamento di questi meccanismi è che quando noi andiamo in dorsovagale piuttosto che nel sistema di attacco e fuga, in quel momento noi siamo completamente identificati, cioè dobbiamo reagire velocemente a un pericolo esterno che nel corso dell'evoluzione era un animale feroce piuttosto che il membro di un'altra tribù che mi voleva far la pelle. Quindi quando entriamo in quei sistemi difensivi non è che siamo consapevoli di esserci entrati, ci entriamo e basta. E pensiamo di aver ragione. Il modo di pensare che è più rigido, più ristretto, perdiamo la capacità di vedere le sfumature, entriamo in una logica di bianco-nero, 0 o 1, ecco, quella diventa la logica dominante. Noi siamo completamente convinti di quella logica. Ecco che soltanto se io inizio a prenderne coscienza e a capire che esistono questi meccanismi, che nel momento in cui mi capita ho una maggiore possibilità di accorgermene e di dire: ah, accidenti, attenzione, questa non è la verità, questo è quello che il mio meccanismo interno mi sta portando a pensare. E da lì può iniziare la risalita. Ricordiamoci che per prendere delle decisioni, per elaborare delle strategie che siano efficaci, abbiamo bisogno di verificare di essere in uno stato ventrovagale, quella fascia verde che avete visto nel grafico. Dobbiamo essere lì prima di prendere delle decisioni importanti a livello aziendale e quindi dobbiamo sapere anche come fare a tornarci nel momento in cui gli eventi della vita ci portano al di fuori di questo stato di benessere, ci portano in delle reazioni difensive. Questo è il motivo per cui in questo sito che trovi in sovrimpressione
stiamo raccogliendo dei video brevi, concreti, pratici, attraverso i quali condividiamo tutta una serie di strumenti che hai la possibilità di utilizzare per ritrovare il tuo livello massimo di efficacia tutte le volte che gli eventi della vita lavorativa in particolare, dovessero averti portato fuori appunto dalla tua efficacia massima.